Un saluto a tutte le teorie di HD Blog. Nella continua corsa al processore con più core e al clock più alto troviamo anche uno dei produttori che ha avuto un buon successo, soprattutto anche con gli ultimi Sony Ericsson e i prodotti Sony Xperia, ovvero ST Ericsson, un produttore di chipset importante, abbiamo visto nel mercato di fascia media e bassa, che porta al Mobile World Congress un processore da ben 3 GHz di clock. Si tratta di una tecnologia a 28 nanometri, dual core, basata su Cortex A9 e che permette di avere una risposta energetica molto importante. È una nuova tecnologia in grado di spingere il clock fino a 3 GHz, senza però mandare la potenza al massimo in tutte le circostanze. C'è un ottimo bilanciamento dei consumi, soprattutto nella gestione del clock a 1 GHz o meno, 400-800 MHz, che è in grado di muovere e gestire tutti i processi IDO, quindi i processi ancora che non richiedono particolare energia, come l'attivazione della fotocamera, ricevere notifiche o quant'altro. In questa demo vediamo come è possibile paragonare il clock, la velocità di esecuzione di una demo tra il Galaxy S3, un quad core Cortex A9 da 1.4 GHz contro il Cortex A9 28 nanometri a 3 GHz. Entrambi i telefoni sono stati riavviati, dunque partono allo stesso pari, senza nessun cache all'interno del sistema di applicazioni. Vediamo come in questo momento la linea blu indica il clock più basso, la linea rossa il clock più alto fino a 3 GHz. Avete visto che è partito prima l'ST Ericsson, quindi il processore lavora, anche se è dual core, meglio rispetto al blasonato Galaxy S3 e anche la potenza, come vedete, non è sempre al massimo, ma anzi in questo caso è 800 MHz, dunque 400, ora forse è arrivato fino al massimo. Quindi non sempre il chipset è al massimo delle sue capacità, questo perché c'è un ottimo rapporto qualità-energia e questo ci permette di avere anche consumi ridotti quando questi verranno implementati in device di uso quotidiano, quindi commercializzabili. Questa demo ci permette anche di vedere come all'interno del Novator L8580, poi è il nome del chipset, ci siano anche una serie di dati che ci permettono di capire quanto il Novator permetta di gestire bene anche l'encoding di YouTube e dunque avere performance sia grafiche che prestazionali in termini proprio di lavoro in virgola mobile molto importanti. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, speriamo di vedere presto questa architettura hardware in device di consumo.